Allora, vediamo insieme come fare a fare un Alpha Mask usando l'Avatar Workbench di Macchine Matrix. Tra l'altro, questo trucco lo spiego grazie al video che ha fatto Gaia, che spiega come fare gli Alpha Mask partendo da o da Avastar o comunque, come vedete, da questo. Vi scaricate dal sito, da qua, blogmacchinematrix.org. La versione ultima 2.65, Avatar Workbench 2.65.blend, che c'è anche la parte maschile, e poi andate in Blender e la tirate dentro. A questo punto avete, come vi ho già fatto vedere altre volte, sia una figura femminile con due modi diversi e anche una figura maschile. Comunque, cominciamo con la figura femminile. Vedremo una tecnica per fare l'alpha mask che è abbastanza semplice e molto immediata. Quindi, prima di tutto, siamo in modalità oggetto, Object Mode, selezioniamo la parte di sopra perché vogliamo fare un'alpha mask che faccia vedere soltanto le estremità delle braccia. Quindi andiamo semplicemente in Tab Edit Mode, poi cerchiamo di selezionare soltanto le parti che vogliamo che siano rese visibili. Quindi facciamo A. E selezioniamo soltanto la parte questa. Ci assicuriamo che questo sia disabilitato in modo tale da vedere tutto, quindi da vederlo grigetto. Selezioniamo con la tecnica B, quindi del bounded box. Vedete che selezioniamo tutta questa parte e poi sempre con B selezioniamo anche quest'altra parte. Ecco, a questo punto vedete che abbiamo selezionato la parte sinistra e la parte destra. Quindi proseguiamo. E queste estremità le mettiamo dentro un vertex group. I vertex group, vedete, sono questi, sono i gruppi di vertici. Ne creiamo uno nuovo, diciamo nuovo, e questo nuovo gruppo lo chiamiamo in realtà Alpha Mask. Dopodiché facciamo assegna in modo tale da assegnare tutte queste parti che vogliamo rendere visibili a questo gruppo. Perfetto, allora a questo punto diciamo torniamo in Object Mode e facciamo quello che io chiamo un miracolo, nel senso che creiamo un alfa, quindi aggiungiamo un modificatore e creiamo una maschera alfa. Le maschere sono appunto delle maschere alfa, quindi facciamo crea maschera. Questa maschera la facciamo creandola sull'alfa mask appena definito. Vedete che mi fa vedere effettivamente che è visibile soltanto la parte che fa parte del gruppo di vertici alfa maschera che abbiamo visto prima. A questo punto la cosa è molto semplice, occorre aprire la UV map, UV image, edit UV image. Mentre siamo qua andiamo in edit mode, vedete che abbiamo soltanto evidenziate le parti del braccio che ci interessano. Qui dobbiamo creare una nuova immagine. L'immagine facciamo, come dice Gaia, non troppo grossa. Ovviamente deve supportare la trasferenza. La chiamiamo Alpha Mask. Creiamo questa immagine che inizialmente vedete che è vuota. Ora, trucco. Vado a fare un backing su questa immagine appena fatta, quindi faccio il backing e facciamo il backing della texture. Questo è il miracolo, perché facendo il backing della texture, quindi faccio back, vedete che lui ha creato un'immagine in cui è diventato bianco sulla parte visibile e trasparente tutto il resto. Quindi l'immagine che noi abbiamo, salva come immagine, ci salviamo un alpha mask. Alpha mask.png. Quindi questa maschera è già pronta. Ok, eccoci adesso in Second Life e proviamo a caricare l'alpha mask, vediamo un po' se funziona. Quindi andiamo, facciamo il nostro upload. Facciamo una texture, quindi possiamo fare anche CTRL U. Facciamo C alpha mask. Abbiamo salvato come alpha mask, vediamo un po'. Ed ecco, abbiamo la nostra alpha mask. La carichiamo.
Vedete che ci sono soltanto le mani, abbiamo fatto prima alfa maschio. La carichiamo 10 lindi dollari. Qui siamo in Second Life vera. Questa alfa maschio adesso dobbiamo indossarla. Quindi per indossarla andiamo in Edit My Shape, suppongo. L'outfit. L'alfa maschio, vedete che non ho. Dunque, qui sono le parti del corpo e possiamo creare una nuova alfa. Ok, questa nuova alfa siamo indossate e vedete che c'è a parte lower alfa, upper alfa. Allora, nell'upper alfa ci mettiamo le parti che abbiamo appena caricato, quindi questa alfa mask, vedete? E come vedete, l'alfa mask mi fa comparire proprio soltanto la parte in alfa. Quindi questa è la tecnica mostrata, perfetta oltretutto, o quasi, che permette di avere un alfa mask facendo pochi passaggi ben fatti. Quindi facciamo l'undo, non ci serve più, e così abbiamo imparato come fare gli alfa mask sia nella parte di sopra, nella testa se necessario, o sotto, nelle gambe. È tutto, grazie, alla prossima.